Tre tappe, 232 km, 130 atlete al via. Sono gli ingredienti del Giro di Toscana internazionale femminile. La corsa è intitolata a Michela Fanini, che in questo 2014 celebra un anniversario importante, i 20 anni esatti dalla scomparsa della grande campionessa. Il palazzo di vetro della Fondazione Lazzareschi a Porcari ha ospitato la cerimonia di presentazione. Si comincia venerdì 12 settembre con il cronoprologo di Campi Bisenzio, 2 km e 200 metri insidiosi. Sabato la tappa Segrumigno-Porcari-Segrumigno, 133 km, caratterizzati dagli strappi di Segrumigno e Monte. Domenica l'ultima tappa da Lucca Capannori, 96 km, che saranno tutto fuorché una passerella. Un giro più corto rispetto al solito, ma comunque tre giorni intensi. Parlare di vent'anni di Michela, per un padre, Michela è stata una grande campionessa, che a 21 anni mi ha lasciato una grande carica in tutti noi, che ci ha portato a parlare di lei per 20 anni con questo giro internazionale femminile. Siamo molto soddisfatti, lei a 21 anni ci ha lasciato un segno in tutto il mondo, perché sono nate piazze, vie e strade in tutta Italia, senza calcolare in Francia ricordi nei vari musei, eccetera eccetera. Quindi parlare di Michela di 20 anni A volte mi fa male, però siamo arrivati. Non poteva mancare anche quest'anno il Giro della Toscana femminile, perché sicuramente si va a ricordare qualcosa di meraviglioso, io dico, perché la figlia è sicuramente qualcosa che ha dato i Natali ad un'importanza del Giro veramente encomiabile. Quindi io credo che questo debba essere un momento di riflessione, ma credo anche un momento di continuità. E credo che forse Brunello non possa abbandonare una cosa del genere, che sicuramente ci farà rivivere momenti importanti anche per il futuro. Saranno tanti momenti dedicati a Michela, tra questi domenica alle 13:10 l'intitolazione in sua memoria della pista ciclabile di Via della Madonnina. È un grande piacere, perché Michela è stata una campionessa che ha mosso i primi passi e ha iniziato ad andare in bicicletta sul nostro territorio e ha portato il ciclismo femminile veramente a livelli altissimi, quindi ci fa davvero molto piacere. Nel corso della presentazione sono state mostrate le 5 maglie ufficiali e le 4 speciali, che saranno messe in palio tutti i giorni nelle tre tappe in programma.